4 CPT, dichiara per un licenzo, così totale, di alcune indici, dall'antico modo, con l'anno di cuore e tutto sapere, con l'impegno del reato di una scritta che ha quattro, e condanna per un licenzo alla pena di anni 2 mesi di reclusione, così totale alla pena di anni 2 di reclusione, che alcune indici alla pena di anni 2 di reclusione, Valentino Mauro alla pena di anni 4 di reclusione, Nando Nicola alla pena di anni 3 di reclusione, Guido Saverio alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, che era sospesa in termini di condizioni di legge nei confronti del Consiglio d'Ario che è pure indici. Visto l'articolo 530 CPT assolve di San Giovanni Adolfo, di San Isabetto, un altro della scritta che qua, che non aveva promesso a fare. Visto l'articolo 531 CPT dichiara che non dovesse procedere che non fatto di Carlo Vincenzo per il reato che aveva scritto ai capi C e D, Valentino Mauro per il reato che aveva scritto ai capi E, F, G, H e I, Nanno Nicola per il reato che aveva scritto ai capi E, F, G, H e I, Rosito Dario per il reato che aveva scritto al capo L, Bianco Luigi per il reato che aveva scritto al capo M, Guido Saverio per il reato che aveva scritto al capo N, per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Dispone la restituzione dei diritti del materiale in sequestro. Visto gli articoli 538 e seguenti, CPP, condanna Perone Vincenzo, Rosito Dario, Bianco Luigi, Valentino Mauro, Nanno Nicola e Guido Saverio, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di giudizio in grado di diritto di euro 6.800 di prima carta che il borso forfettario di una legge. Termine il giorno 90